Ah, stiamo andando dal notaio a fare un passaggio di proprietà di un'auto. Per questo ci siamo messi un po'. Mi sono messo una cosa beige. Beh, volevo far notare. Ah, tu sei Mario Pinto? Vestito a luce spenta. Bordeaux. Una roba grigia, una maglietta azzurra, bordeaux e le scarpe marroni. E le mutande viola, cioè, no, 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 le mutande sono verdi. Ah, mi chiaro. Cioè, ragazzi, non è Arlecchino. Non è che potevo esimere. No, stiamo andando praticamente alla festa di cioè alla proclamazione di laurea della mia ragazza. Che Sara, cioè chiamiamola Sara, che diventa dottoressa in, non ho ancora capito. Dai, comunicazione e marketing. Giusto? Non lo so, disoccupata. Mettete like se anche voi siete laureati in comunicazione. Se mai qualcuno e mettete like se anche voi siete disoccupati e laureati. Mettete like se siete studenti del liceo o delle medie. O mettete like. Così tutti like, anche esatto. Se siete padri di famiglia. Ok, e quindi niente, cioè io spero di far vedere un po' l'ambaradam. E poi farò la solita gag che faccio ogni laurea in cui vado, che metterò la coroncina e metterò la foto su Facebook dicendo mi sono laureato. E mio padre ogni volta mi dirà, pezzo di merda, ti sei laureato? E gli faccio, no papà, era uno scherzo. Io sono il fotografo ufficiale oggi, ho fatto la macchina fotografica. Ah, è vero. Posso fare anche dei video con la macchinona. Cioè, Sara mi fa, lei va in una, allo IULM, e lo IULM assegnava, diciamo, per una modica cifra di 300 euro, qua ci stanno bestemmie ma non la dico, un fotografo che faceva le fotografie. E io faccio, Sara, ma sei sicuro? Lei fa, sì sì, tranquillo. Dopo due giorni ha scritto Marina, Marina non è che mi fai te la fotografa? No, ma gli ho detto, guarda, Sara, te lo faccio io per 299. Ah, ok. E lì. Fa, ma certo, grazie. No, quindi, scherzo, faccio comunque adesso l'importante è che non me le fa adesso. E qua c'è il regalo, io devo prendergli dei fiori adesso. Poi non lo faccio. Sì, cazzo li prendiamo ieri sera. No, li prendo adesso. No, li prendiamo adesso, li faccio vedere. Una penna. Noi abbiamo comprato una penna. No, no. Prezzo della penna non la capisco, perché. Una penna? Io non cioè, lo sapevo. Cioè, se mai mi fossi laureato, come quei tre esami che mi mancano prima o poi, se qualcuno mi regalare una penna, io non so cogliere. Perché uno spende, costa 100, 200 euro le penne. Non lo so. Sì. Ma dammeli a me. È una penna. Ma dammi 200 euro a me, poi ma comprami decido qualsiasi altra cosa, anche un phone per capelli, ma la Toto scommessa laurea, non so come chiamarla. Con quanto si laureerà? Che cazzo ne so, non so i suoi voti, tu li sai. Dai, non li so neanche io. Per me con 109. Sarà uno smaccio. 109 è la sfigata, cioè veramente no. 109. Io 10 euro su 109. 110. Io non scommetto sulla vita degli altri, ragazzi. Non è una vita. Ora c'è il momento in cui se non trovi fiori, arrivo lì senza un regalo di laurea. Giuro, mi invento qualcosa. Una volta gliel'ho fatta io, se vuoi per 60 euro. No. 250 euro. Ah, fai 500 allora. Sto prelevando il denaro perché sono un povero in canne e non c'ho mai un euro appresso. E devo comprare i fiori per la Sara. Ma per i morti cosa si usa? I crisantemi? Sì. Ti prendo i crisantemi. Se ci stanno dai, ora siamo qui nella più antica fioreria di Milano. Per chiedere appunto i fiori di laurea, si chiamano Gusmaroli quello che li vende. Salve! Io dovrei fare un regalo di laurea alla mia ragazza, tipo una pianta grassa, cioè una cosa stupida volevo regalarle. Quella pianta grassa, quella. Ci sta una pianta grassa? No, scherzo, dei fiori, un mazzo di fiori. Que, ragazzi, voglio farvi vedere mentre prepara, guarda, vieni qua, c'è la versione messicana di Umberto Smaila. Era. È vero, è lui. Guardalo anche in mezzo alla sua band. Ah, ma cazzo, ma è lui. Ma cazzo, ma che molasto, moleasto. Voi non sapete chi sia Umberto Smaila, probabilmente cercatelo su Google perché merita, ragazzi. Esatto. Si stanno coltivando i fiori perché davvero, cioè non usano questi, li stanno facendo di nuovi perché ci stanno bello, mettendo però. Davvero un sacco di tempo. Cioè il Gusmaroli non tradisce mai. Che lavoro il Gusmaroli, ragazzi. Ragazzi, ma ha inculato 20 euro. Che bastardo il Gusmaroli. Vabbè, però alla fine se ne frega, dai, la festa di laurea. Cioè così non ma mi sento in colpa. Che continui a la festa di laurea. Infatti chi è? Laura, quella che si laurea. Ah, ok. Però noi prenderemo la circolare, che è il mezzo di Milano che va per la circolazione, si chiama 90. Molto particolare perché non ci sono i sedili. Ci sono solo quelli per appendersi, ma sono messi no, non ci sono qua. Anche i sedili. Aspetta, no, non sono messi qua. Ma sono messi qua perché tu devi stare così nella 90. Capito? Devi viaggiare a 90.
Ero talmente un bravo attore che lui ci ha creduto che io credessi che non c'era. No, perché era talmente. No, non era quella, era brutta la battuta che faceva cagare. Siamo arrivati. I bilanci che non mi dovranno chiedere. Ciao, mi lauro! Sto facendo il vlog, Sara. Lo so, cioè, ragazzi. Sono contento, guarda. Cioè, vorrei farvi vedere una cosa, vai all'ultima pagina. Quindi lo dovrei dire? Ma no! Ma no! Non lo dice ad alta voce urlando. Ma comunque ragazzi, la mia spalla e la mia guida. Sono un po' come Gesù Cristo, ragazzi, volevo dirvelo. Invece lui, vieni Fede, lui è il fratello di Sara che segue The Show, vero? Iscrivetevi a The Show. Grande. Tensione nell'aria, infatti sono tutti agitati. Guarda, ho fatto una foto e sullo sfondo c'è sto qua, cioè guarda che giacca a quadretti tipo anni 40. Ma no, vedi, qua tu sbagli perché qua è fatto apposta, perché dopo c'è il rinfresco, dopo la proclamazione. Picnic, stendono loro proprio e mangiano sui sushi. Ah, tipo il sushi sulla donna nuda. Bravo, il picnic sul laureato. Su birra, esatto. Dunque l'impresa si ritroverà un cliente pronto ad informarsi riguardo alla pubblicità, riguardo al prodotto e a pagare poi un prezzo anche più alto per comprare il bene. La Cina è diventata il maggior mercato per quanto riguarda i soldi spesi nel e-commerce, cioè il commercio online. Con te Fede quanto prenderà Sara? Da 1 a 0 a 110. 100, lui è stato basso, io ho scorso 109. Io ho scorso 110. Io non gioco con le vite degli altri. Sara, secondo te quanto prenderai? Noi abbiamo scommesso io 109. 108. 108? Abbiamo vinto, siamo stati i migliori della classe. La migliore! Abbiamo vinto! La migliore su Sara. Vabbè, intanto la migliore. È come se mi fossi un po' laureato anch'io, diciamo. Vai, 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 Sara! Ma devi solo spingere. Non buttare le persone, eh. Aspetta, che non lo sia solo! Vai, lanciala! Auguri! Ah no, è qua! Allora, ho pubblicato la foto di me con la corona d'alloro di Sara e sotto nei commenti tipo Edoardo Mecca mi fa: grande Ale, sono l'orgoglio di mia mamma. Insomma, il pancio mi fa: auguri Ale, ci sono cascati. Tra cui anche il mio professore delle superiori mi ha fatto gli auguri. Abbiamo fatto un buffet a base di riso nero, un riso che Salvini non può mangiare per una questione politica. C'erano ceci. Tu hai capito? Cazzo, cioè l'hai capita? Come fai? Perché? L'ho capito. Perché? Spiegamela. Cosa hai detto? Cioè, cosa hai detto? Ha riso su una battuta di Salvini. Lascialo stare. Perché lui è più intelligente del Tore Medici. Beh, quello è ovvio, cioè. Più istruito. Ha detto che guarda come sono andato. È un drone. Il mio è un piatto leggero. Molto molto buono. Leggero. Qui più che un alaro è un banchetto continuo praticamente. Mangiare. Federico ha detto che è il piatto tipico del Molise. Senti, Mario, è un genio Federico. Che offri davanti a tutta Italia. Grazie papà Mozzetto. Felicissimo. Ragazzi, la festa di Laura è finita. Vediamo. Laura, di Sara la festa. Laurea di Laura. Vediamo se. Comunque sempre tutti male quando parlo. Probabilmente. Vediamo se notate, se ci volete veramente bene, se notate cosa è successo. Nei commenti. Ci siamo tagliati i capelli insieme come una coppia omosessuale. E tu sono uguali. Tu quanto li hai lasciato lì? 22 euro. 22 euro così proprio. Io mi sono rovinato praticamente, quindi non c'è poco da fare. E mi stanno anche cadendo la videocamera. Ora mi vergogno andare in giro, però. Ognuno la pensa come vuole. Con la maglia del capitano Amsic vado a fare il lavoro che sei tramandato di padre in figlio nella mia famiglia: rubare. Questo qua mi piace. Bello questo qua. Facciamo come d'accordi.